comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porrà su questi tipi e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con azzi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale, lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. È parola di Dio. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo, che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete il calice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga. Parola di Dio. Andiamo alla grazia. Thank you.
dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, le pose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla mia. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi lavirai i piedi né te. Gli rispose Gesù: se non ti laverò non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi, se non i piedi, è tutto puro, e voi siete puri, ma non tutti. Sapete infatti chi lo tradiva. Per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato i miei piedi, riprese le sue vesti, si sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi di ogni altro. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Ogni anno il Santo Triduo si apre con questa profonda e bella celebrazione. La seconda lettura, tratta dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi, ci ricorda forse il testo più antico che ricorda le parole dell'istituzione dell'Eucaristia. Parole che ripetiamo in ogni celebrazione, che sono radicate nel nostro cuore, nella nostra mente, nella nostra vita, anche in questo tempo di distanza. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, dato a voi, offerto per la vostra libertà e per la vostra salvezza, così come è avvenuto nel sacrificio antico che ha permesso la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. Nella lettera agli Ebrei noi leggiamo che non è più il sangue di tori e di agnelli, ma è con il sangue del Figlio che si compie in definitivo il sacrificio di espiazione. Sì, fratelli e sorelle, ancora una volta noi iniziamo questa Pasqua, questo primo pasquale, ricordando il sacrificio del Figlio che come primo gesto, primo passaggio, offre, si offre a noi nel pane e nel vino. Ancora una volta abbiamo la possibilità di sapere, di dire al nostro cuore, alla nostra vita, che il nostro Dio è un Dio vicino, amico, compagno, confidente, maestro. Questo è il nostro Dio. Un Dio che si fa cibo e bevanda per diventare sostegno e pegno per la gloria futura. Il centro di questa celebrazione risiede proprio nella riscoperta che il Figlio, Gesù, offre a noi questa realtà nuova, quale riscatto, quale liberazione per vivere nella pienezza la Pasqua di risurrezione. Ma per partecipare a questa vita è necessario entrare in confidenza con Lui. Questa celebrazione è anche il momento nel quale il Signore, condividendo con i Suoi apostoli, con i Suoi amici, e quindi anche con ciascuno di noi, desidera rinnovare questa confidenza. L'abbiamo sentito nel Vangelo, non tutti hanno questo desiderio, non tutti accolgono questo invito, e Giuda ne è ancora una volta l'esempio. Il suo cuore è pieno di Satana, il divisore, e non è in grado più di vedere il Maestro con tutte le cose che ha insegnato, quando ha insegnato il perdono e l'amore, il Maestro che ha risollevato i malati e perdonato
sperimentare questa intimità con Gesù. Per un Giuda che si allontana, ce ne sono altri 11 che restano. Restano con i loro dubbi, con le loro incertezze, con la loro fede fragile, debole, così come siamo abituati a conoscere e sentiremo anche nei giorni pasquali. Però rimangono accanto al Signore, rimangono ad osservare mentre Lui, il Maestro, si china ai loro piedi, compiendo quel gesto così umile e così profondo della lavanda. Il nostro Dio davvero si abbassa sempre, si abbassa per amore, perché si rende sempre servo e per amore si rende ultimo e per amore, solo per amore, dona tutto se stesso a noi. In fondo stiamo realmente vivendo la sintesi del Vangelo, che in questi giorni trova la sua pienezza anno dopo anno, gli eventi che porteranno Gesù alla sua passione e alla sua morte partono dall'ultima cena, perché Gesù lascia a noi, così come ai suoi apostoli, l'esempio di un amore gratuito, libero, umile, chiedendo di essere imitato. Ciò che io ho fatto a voi, fatelo anche agli altri. E così allora tra poco sentiremo ancora dire che tutto quello che noi facciamo, lo facciamo in memoria di Lui. Fate questo in memoria di me. Rendete vivo il mio ricordo, rendete viva nella vostra vita, attraverso la vostra fede, la vostra esistenza, la vostra testimonianza, il vostro modo di vivere, di sperare, di interpretare il tempo e la storia, di affrontare anche il momento di crisi e di difficoltà e anche la lontananza dalle celebrazioni eucaristiche. Carissimi, allora ripensiamo brevemente all'Eucaristia, ripensiamo all'ultima cena e riscopriamoci seduti con Lui a questo banchetto di grazia. Rinnoviamo dentro di noi questa confidenza che ci permette di porre anche il nostro cuore sul petto di Gesù. Sentiamo questo palpito d'amore che ancora una volta viene a donare a me, a ciascuno di voi, a tutte le nostre famiglie. E di modo particolare vorrei ricordare e rivolgere un saluto speciale ai nostri amici di quarta. Oggi sarebbe stata la vostra festa insieme con le vostre famiglie, con i vostri genitori. Sarebbe stata la celebrazione attutita dalla vostra presenza. Avremmo ripetuto i gesti del Signore e la brocca, il catino e l'asciugamano sono proprio quelli che sarebbero stati utilizzati per la lavanda dei piedi. Ma non disperiamo, non facciamoci prendere né dalla tristezza né dalla nostalgia. E ricordiamoci che Gesù è sempre con noi. Ho visto nel pomeriggio alcuni disegni, magari ne arriveranno altri come quelli fatti nel pomeriggio. È molto bello perché è la preghiera che ci permette di rimanere semplicemente insieme con Gesù. Noi tutti, piccoli o grandi, possiamo sentire la sua presenza quando come gli apostoli guardiamo nella profondità del nostro cuore e ritroviamo che dentro di noi c'è un Dio che è vicino, che è amico, che è compagno, che è confidente, che è maestro.